Il presidente è il lavoro statisticamente più mortale negli Stati Uniti d'America, quindi vediamo come si muove per strada, non con una sedia a rotelle come si potrebbe pensare vista l'età degli ultimi presidenti americani. Il convoglio è capitanato da questa macchina, che nel tetto ha delle antenne che emettono radiofrequenze che bloccano ogni possibile segnale di attivazione di bombe. Il presidente si trova invece dentro la macchina chiamata la Bestia, e ce ne sono due identiche, così che non si può mai sapere in quale delle due sta il presidente. Il veicolo è super all'avanguardia e viene prodotto dalla General Motor. Forse l'unico motivo per cui ancora la General Motor non è fallita è perché produce queste macchine, chissà quanto costano. È ultra resistente ai proiettili, ma non solo i finestrini, anche le ruote. Nonostante il design, è costruita su una piattaforma da camion che sostiene la struttura di 7 tonnellate. Questo perché le pareti e le porte sono spesse 20 cm. L'interno è immune ad ogni tipo di attacco chimico, anche alle scuregge di burger. E ci sono delle maniglie che, se attivate, elettrificano la parte esterna della macchina. Dentro la macchina c'è una riserva di sangue dello stesso gruppo sanguigno del presidente. Dietro seguono queste due macchine. In una si trovano le guardie personali del presidente allenate da Chuck Norris in persona. E in caso di attacco devono sempre rimanere vicine al presidente. Nell'altra si trovano sempre agenti speciali, che però in caso di attacco rimangono nel posto, creando una sorta di cuscinetto tra i possibili attentatori e il presidente. Poi seguono la macchina di controllo e di supporto, dove ci sono altri agenti ma anche dottori. Poi due grossi van che trasportano i reporters che viaggiano con il presidente. La macchina ID serve per gestire la comunicazione tra tutti questi veicoli, che da soli fanno più traffico che in tutta Roma, e identificare eventuali problemi. Dietro si trova un veicolo fornito in maniera tale da rispondere ad attacchi biologici, chimici e anche nucleari. Poi la macchina antenna, che rende il presidente sempre connesso ad internet e satellitarmente, così che può guardare sempre video di Andrea Di Pre quando viaggia. Un'ambulanza e, a chiudere il tutto, due macchine della polizia che servono a controllare che nessuna macchina si infili nel convoglio da dietro.